Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qua, siamo qua a presentare i nuovi acquisti, però prima di tutto ci tenevo a ringraziare i ragazzi, i giocatori che sono andati via nel mercato di gennaio, Cisco, Piccinini, Quaini, Sec e Curci, che comunque in questi mesi hanno dato il loro contributo importante, sia durante le partite che durante tutti gli allenamenti. Hanno dimostrato di essere giocatori da Pisa, sono andati via per cercare di giocare con più continuità e magari di tornare in futuro a vestire questa maglia. Quindi li ringrazio e sono sicuro che in questi mesi riusciranno comunque a far bene nelle squadre dove sono andati e torneranno il prossimo anno da noi. Ovviamente ringrazio la proprietà che ci ha permesso di lavorare, di ottenere e di raggiungere i calciatori che fin dall'inizio abbiamo cercato per migliorarci. L'obiettivo è sempre stato quello, fin dall'inizio, fin dal primo giorno che sono arrivato, di migliorare giorno dopo giorno e di far sì che questo club riuscisse a raggiungere degli obiettivi importanti. Il girone d'andata lo ha dimostrato, siamo sempre stati fin dalla prima giornata nelle prime tre posizioni e l'obiettivo è arrivarci a questo punto anche a fine campionato, quindi gli arrivi di Ahmed, di Ernesto, di George, di Davide, sono convinto che ci possono aiutare a colmare delle lacune o delle caratteristiche di giocatori che magari non avevamo. Poi sarà il campo a essere ovviamente il giudice e a dimostrare se abbiamo lavorato bene o male o se altre squadre hanno fatto meglio di noi, è possibile, però siamo sicuri di aver fatto il massimo per provare a raggiungere un obiettivo importante che in questo momento, vi ripeto, abbiamo dimostrato nel girone d'andata di essere sempre tra le prime tre migliori squadre, nelle prime tre posizioni, vogliamo arrivarci anche a fine campionato. Qualche informazione riguardo questi trasferimenti? Quello di Benali è stato forse il più semplice, il giocatore era in uscita da Crotone, è ovviamente un giocatore importante per la categoria, ha un'esperienza sia in Serie B che in Serie A, da giocatore importante. Avevamo bisogno di un centrocampista che potesse coprire più ruoli, che avesse tecnica, qualità, un passaggio, e siamo sicuri che Ahmed in questo ci potrà aiutare con le sue caratteristiche e con la sua voglia comunque di vincita dopo 6 mesi negativi. Riguardo Torre Grossa, ho dato merito a Giovanni Corrado che ha avuto un corteggiamento incredibile al procuratore fin dal primo giorno della mia avventura qua a Pisa, nella prima riunione che ha stato qui Torre Grossa come veramente importante per la Serie B e per il nostro modo di giocare. Quest'estate non è stato possibile andare avanti perché comunque il calciatore ovviamente la Sampdoria non lo lasciava andare via e voleva giocarsi le sue possibilità la Sampdoria. Appena abbiamo capito che ci sarebbe stata un'opportunità di poterlo prendere, abbiamo intensificato i rapporti, abbiamo conosciuto il ragazzo abbiamo presentato il nostro progetto, abbiamo capito che avevamo la stessa voglia di ambizione e siamo riusciti poi a chiudere l'operazione. Riguardo Puskas, era un giocatore che anche lui abbiamo cercato quest'estate era impossibile prenderlo, e lo abbiamo trattato fin dall'inizio del mercato, poi sembrava che la trattativa si fosse un po' arenata perché nel frattempo il Reading aveva venduto l'altro attaccante Carroll, negli ultimi giorni si è riaperta. Il ragazzo ha dimostrato fortemente di voler tornare in Italia, di volere Pisa, e noi siamo stati bravi fino all'ultimo a trattare con il Reading. Non è stata una trattativa facile,
perché poi loro hanno una proprietà cinese, quindi anche delle dinamiche, delle tempistiche diverse, però siamo molto contenti di averlo qua con noi. Riguardo Davide De Marino, era un giocatore che conoscevo, che avevo avuto la Juventus, avendo un infortunio che purtroppo ha penalizzato il suo percorso di crescita, però è un giocatore importante che può ricoprire entrambi i ruoli di difensore centrale mancino, difensore sinistro, può giocare anche centrale a tre, nel caso in cui il mister volesse mettersi a tre dietro. Era un giocatore con quelle caratteristiche che non avevamo, come del resto anche gli altri giocatori. Quindi, come ho detto prima, sono contento e siamo contenti del lavoro fatto. Ringrazio tutto lo staff di lavoro, l'area scouting, la segreteria, che ha permesso comunque di portare avanti queste trattative, che ha lavorato fino all'ultimo giorno su queste trattative. Abbiamo preso anche dei ragazzi per il settore giovanile, per la prima lega avevo fatto anche lì due piccoli investimenti su ragazzi, su Lorenzo Giordano nel 2005, abbiamo preso Stanci 2004 che era l'attaccante della nazionale del 18 belga, abbiamo preso un ragazzo in prestito dalla Juventus Corpo dal 2005, difensore centrale, e stiamo continuando e cercando di migliorarci settimana dopo settimana, mese dopo mese, i risultati di prima squadra e anche in primavera comunque sono ottimi e speriamo di continuare così anche nel giro di ritorno.